She likes glamour, runway, style, fame. She likes fashion. Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Glamour, runway, style, fame. She likes fashion. Boy, party, style.
Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. Amici di On TV, benvenuti dalla Mix Zone del Libero Liberati. Siamo qui a commentare il post partita di Ternana Virtus Verona 2-2. La Ternana purtroppo non riesce a vincere. L'ultima vittoria risale al 27 dicembre 2018 in casa contro il Teramo. Oggi qui al Libero Liberati è venuta la Virtus Verona del presidente Luigi Fresco, penultima in classifica. La Ternana però non è riuscita a portare a casa i tre punti, anzi è passata in svantaggio per due volte, è riuscita poi a pareggiare con la doppietta di Tommaso Pobega. Siamo con Francesco Petrelli per commentare questo ennesimo brodino, ormai no, ci piace questa, sì. questa parola di una Ternana che, come dicevo prima, non riesce insomma a portare a casa questi tre punti. Una vittoria che manca da tanto tempo, dall'anno scorso, dal 2018, allenatore nuovo, Calori, ma i tre punti tardano ad arrivare. Un mesto ritorno per Patron Bandecchi a Liberati, che solo nel finale è riuscito a vedere almeno un pareggio della Ternana. Una partita, onestamente, c'è poco da commentare sulla partita per come è stata giocata, perché a parte i primi 10 minuti, che abbiamo visto un minimo di aggressività da parte della Ternana, come ieri si auspicava Calori in conferenza stampa, poi come al solito siamo scesi di tono. Una squadra fragile che ha subito inevitabilmente il gol dopo che il Verona ci aveva provato più di una volta andandoci vicino, e ha chiuso il primo tempo ovviamente in vantaggio. Nel secondo tempo erroraccio della difesa della Ternana, raddoppio, e poi diciamo che è cambiata partita, oltre che ha cambiato gli elementi, gli 11 uomini in campo, mettendo quasi tutti gli attaccanti o comunque giocatori più in vocazione offensiva. Nel finale c'è stato il pareggio, prima ha riaperto la gara Pobega e poi ha pareggiato, e la Ternana a quel punto forse non avrebbe nemmeno rubato niente se portava a casa l'intera posta in palio. Non mi dispiace aver visto per l'ennesima volta una direzione di gara non all'altezza, e mi dispiace anche per questa squadra simpatica, perché comunque quando era in vantaggio nessuno si era permesso di dire perché era padrona del campo e meritava legittimamente il vantaggio, però nel finale non è stata in grado di gestire la partita, ha fatto troppi ostruzionismi perdendo tempo e l'ha pagata cara con il pareggio della Ternana. Allora, lei hai ricordato tu, Francesco, che era presente il padron Stefano Bandecchi, ha parlato con alcuni sostenitori della curva est sia prima dell'inizio della partita che post partita. C'è stato insomma un confronto, no, tra i tifosi ed il padron. È ritornato insomma a Liberati dopo molto tempo, invece
non c'era il presidente Ranucci, no, che in settimana ha fatto un comunicato stampa dove per gli impegni, insomma, dovuti anche al suo nuovo incarico come, presidente della Università Cusano, aveva deciso, insomma, di abbandonare la carica del direttivo di Lega Pro e quindi anche ridurre un po' gli impegni qui in Ternana. Purtroppo però, dicevi, no, la presenza del Padron Brandecchi non è servita poi a nulla, neanche a spronare, no, questi ragazzi che per l'ennesima volta ci sono apparsi un po' giù di corde, anche da un punto di vista caratteriale, fisico. Un po', no, lo stesso motivo, insomma, le stesse caratteristiche che avevamo visto anche nella partita di Coppa Italia contro la Viterbese. Beh, ormai è un refrain continuo: i giocatori della Ternana, comunque, alla minima difficoltà hanno subito in sofferenza, non riescono a aggredire l'avversario. Ripeto, ieri Calori parlava di vedere non una squadra che attacca per 90 minuti, però che almeno ci mette la gamba, che esce dal campo gagliarda, una squadra che comunque cerca di vincere la partita, visto e considerato che comunque abbiamo una rosa di un certo valore per il campionato di Serie C, e invece continuiamo a fare magre figure ogni partita che giochiamo. Quella di Viterbo non credo che nemmeno ne valga la pena di raccontare, siamo riusciti pure a perdere a Viterbo con le solite espulsioni, anche oggi ce n'è stata una che forse è stata anche un po' esagerata, però ecco, non condannerei l'arbitro anche se ci ha messo del suo, ma per l'ennesima volta il nostro peso politico a livello di federazione e di arbitraggio è veramente minimo, se non zero. Tu hai ricordato Ranucci, l'anno scorso non vedeva l'ora di entrare nel direttivo della Lega di Serie B, non c'era riuscito, quest'anno ci stavamo nel direttivo della Lega di Serie C, ci dimettiamo pure, a prescindere quello. E comunque bisognerà alzare la voce, perché l'arbitro di oggi veramente non è degno di stare tra i professionisti. Però ecco, le ingenuità arbitrali condizionano un po', no, le prestazioni della Ternana. Anche non è stato proprio un arbitraggio, non dico a senso unico, però comunque alcuni episodi, no, potevano essere un po' più equilibrati, come ad esempio, no, l'espulsione di Castiglia, che a mio modo di vedere era sì un fallo, poteva essere anche abbastanza cattivo, ma involontario, e quindi da giallo non c'era assolutamente l'espulsione. Beh, non era da rosso diretto, tra le chiacchiere che giravano dicevano pure che lui si era lamentato a fine gara e quindi siamo passati subito al rosso diretto. Questo non lo so, e sicuramente per i falli che ci sono stati durante la gara successiva, anche nel secondo tempo, altri falli in quel modo ce ne sono stati. Quindi se te mandi fuori Castiglia per una gamba tesa nel primo tempo, forse un paio di azioni anche qualche giocatore del Verona doveva essere espulso. Diciamo che sono state adottate misure diverse. Però, come dicevi te, una squadra del genere come la Ternana, con grossa esperienza, sappiamo benissimo che il Verona è una squadra allestita per un campionato di bassa classifica e per salvarsi anche all'ultima giornata, quindi giocatori che corrono, che hanno dimostrato una bella presenza in campo, perché è una squadra che mi è piaciuta, che non è in grado di gestire il finale di gara come è già successo in altre partite. Quindi la Ternana, comunque, a prescindere dagli errori arbitrali, dall'alto della sua esperienza, non deve cadere in questo errore. Quindi se la Ternana giocava la Ternana, la partita la portava a casa. Quindi le scuse ci sono, giustamente l'arbitraggio non è all'altezza, però non accampiamo quello che comunque non siamo in grado noi di gestire una gara, di vincerla. Francesco, per il suo intervento. Intanto vediamo, insomma, se come siamo situati nell'altra postazione, che è appena arrivato il presidente ed allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco. Per Fresco, insomma, è una carica un po' che non ci capita vedere spesso nei campionati professionistici. Allora andiamo a vedere la conferenza stampa del presidente e allenatore Luigi Fresco della Virtus Verona nella nostra seconda postazione. Noi avremmo firmato un punto Patani all'inizio e poi mi sembra che nel secondo tempo abbiamo concesso anche poco a loro, nel senso che non ricordo occasioni o cose importanti. Hanno fatto un gol su una rovesciata, è stata anche una prudenza del giocatore. Credo che abbia sbagliato tanto sul primo gol, su un fallo laterale che passa di lì, insomma, ecco, però
aspetto a rivederli, volete che vi dica, insomma, vai. Una valutazione critica forse figlia dell'emotività è che sul 2-0 e con un uomo in più probabilmente non sei stato bravo nella gestione a portarla a casa. Ma noi abbiamo scelto di pressarli alti uomo contro uomo in tutto campo, perché loro facevano, loro giocavano col 4. No, lì una spizzata, un tocco così, un attimo, da una palla così è saltato fuori calcio d'angolo, e poi quando c'è il calcio d'angolo non conta più se sei uno in più, vero? Pare però la superiorità numerica nella distribuzione dei secondi 45 minuti non si sia vista poi così tanto, non è, no, è vero. Uscita fuori, insomma, è, fatto è vero, diciamo che abbiamo aspettato a fare dei cambi, visto che ultimamente facendo i cambi venivamo sempre castigati poi perché chi entrava magari non era in clima partita, così eccetera. Abbiamo tenuto dentro giocatori importanti, abbiamo avuto anche qualche ripartenza, è stato quel colpo che Gorba se la mette un pelo più lunga, ci troviamo davanti alla porta, invece ha fatto un passaggio corto, insomma dai, così, viviamolo come un momento ulteriore di crescita. La volta scorsa abbiamo preso gol e perso, pareggiato perlomeno, insomma, ecco. Resta una statistica purtroppo triste da aggiornare, ancora una volta arriva un gol negli istanti finali, questa volta. Ma a questa domanda non rispondo più perché non so cosa dire, non vedo, non so il motivo, perciò dai, intanto abbiamo fatto un punto importante e tutti pronti adesso per la partita in casa con Renate, insomma, ecco. Un'ultima cosa ti domando, se hai notizie di Sirignano, che mi dici che sia andato allo spettacolo. Dicono che gli è andato 6-7 punti. Dove esattamente, perdona? È qua sulla fronte, credo. Perfetto. Posto? Sì, grazie a voi. Vediamo qualcosa, voi a posto? Grazie mille. Vuoi fare? Sì, faccio io. Che spende tutti questi soldi e avere una risulta qua sostenuta, perché la maggior parte dei presidenti si guadagnano, lo fanno per guadagnarsi, mentre loro no, certamente non so quanto spendono, perciò pur che io ho grande simpatia per la tifoseria di Atalanta, che sono anche in grado di così, e gli tiro loro i primi dico che vanno sostenuti e non contestati, grazie, grazie. Fino all'ultima lira, anche se comunque hanno sbagliato. Com'è che gli paghiamo 3 anni di contratto se hanno 3 anni di contratto? Allora, non la facciamo tanto lunga. Noi dobbiamo camminare sulle uova e dobbiamo tentare di mettere d'accordo tutti. In questo momento, secondo me, dobbiamo tentare anche di salvarci. È bene cominciare a parlare delle cose vere, perché oggi è fondamentale sapere che noi non possiamo andare verso la fine della classifica. Dobbiamo ristabilizzare la squadra, perché ristabilizzare la squadra è... Siamo in attesa comunque di sentire le parole del patron Bandecchi. Abbiamo ascoltato del presidente allenatore Luigi Fresco della Virtus Verona. Adesso il patron Bandecchi si è fermato ad esprimere le proprie ragioni all'ingresso della conferenza stampa. Siamo in attesa comunque di ascoltarlo anche nella sala stampa. Adesso abbiamo comunque il presidente e allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco. Prego, sì. Tanto noi siamo diretta su Facebook, quindi possiamo, sì, sì, possiamo sì. Andare avanti. Mister e presidente, no? È una, sì. Un ruolo un po' anomalo vederlo nel calcio professionista. Però siete venuti a Terni comunque a giocare la vostra partita, l'avete sì, giocata, facciamo sempre, no? L'avete giocata a viso aperto e quasi non ci esce, insomma, la vittoria.
Ogni volta arriviamo a Roma non vediamo il Papa, però almeno stavolta non abbiamo perso come con la Triestina, abbiamo pareggiato, quantomeno. E insomma, dai, cerchiamo di fare meglio che possiamo noi, ecco. Si è fatto sentire anche, no, lei e la società ovviamente in settimana per dei torti arbitrali subiti non soltanto secondo voi comunque a Trieste ma anche nelle passate giornate. Quindi comunque sia, no, avete detto ce l'avete con noi? Insomma, questa piccola domanda, questa provocazione, no? Nessuno ce l'ha con noi. Ci sono degli arbitri che di fronte a delle società magari blasonate un po' tremano, no? E magari nell'incertezza te la danno contro, cosa che non ha fatto l'arbitro di oggi, invece, che è stato, insomma, arbitrato benissimo. È stato così. È capitato domenica che di fronte a un fallo fatto da Granocce, che era punizione a nostro favore, ci ha dato rigore contro, ecco. Ecco, l'espulsione di Castiglia come l'ha vista secondo lei? La giusta oppure, a mio modo di vedere, forse non era un fallo intenzionale, è stato più che altro uno scontro di gioco, poteva starci anche il giallo, non il rosso? Secondo me era un fallo d'arancione, certo che è stato tanto brutto, poi probabilmente anche anche il grosso danno che è stato creato ha un po' influito, credo. Il vostro percorso... Come lo giudica? Siete soddisfatti? Lei diceva comunque che siete una squadra un po' ambivalente, cioè nel senso... Ma ci mancano un po' di punti, ci mancano un po' di punti, però adesso noi cerchiamo intanto di prendere un positivo, un pareggio qua, comunque è un buon risultato, meglio se vincevamo, cerchiamo di vincere con Renate. Grazie mister. Grazie. E alla prossima, arrivederci, in bocca al lupo. Abbiamo quindi sentito il padron, al presidente e allenatore fresco, adesso Bandecchi in sala stampa per commentare comunque questa partita e il periodo delle ferie. Andiamo con la seconda postazione, sala stampa di Bandecchi. Ci possiamo suicidare per il calcio, tra le cose meno serie, il calcio è la più seria. Sempre attuale. Curioso adesso dire al padrone se a parte il giocatore è deluso da qualche altro, adesso appena abbiamo modo di iniziare la conferenza stampa. No. Ci siamo? I giocatori hanno tutte le colpe, ma gli errori della oltre società. I giocatori. Guardi, se lei mi elenca gli errori della società uno per uno, io credo di avere delle risposte da darle. Quindi non so quali sono gli errori della società, perché le ripeto. Io mando 800.000 euro al mese tutti i mesi qua e l'unico mese che non l'ho mandate, tenendo presente anche che ho mandato comunque i 50.000 euro che pagano i nostri dipendenti, cioè coloro che non portano a casa 1 miliardo al giorno, quindi i nostri dipendenti hanno avuto il regolare stipendio, credo, se non sbaglio, non so se qualcuno qua me lo può confermare, lo stanno confermando, punto. Per quanto riguarda i calciatori è chiaro che siccome tutti gli altri pagano quando è il giorno per pagare, ho detto questa volta anche noi non pagheremo il 30 del mese, però vi dico che ho fatto un patto adesso con i nostri calciatori, ho detto che i soldi glieli manderò questa settimana, perché io sono abituato a ricattare nessuno, a mettere le persone in condizione di disagio, quindi di fatto io pagherò gli stipendi, loro devono cominciare a giocare, ci devono portare i 3 punti, noi cerchiamo i 3 punti, non cerchiamo le chiacchiere. La domanda è questa. Prego. 5 luglio 2017 lei si presenta qua, disse io spero di cambiare questa lettera B con la A. Sì. Beh, girato anche il girone B, ho avuto sfiga. Diversi direttori sportivi cambiati, diversi allenatori, sì. Mai era successo nonostante il caos precedente negli ultimi anni. Com'è possibile che qui a Terni, dal vostro arrivo, cambiano i direttori, cambiano gli allenatori e il risultato addirittura quest'anno si sta facendo peggio del disastroso anno d'esordio? Beh, allora guardi, quello che lei dice è sotto gli occhi di tutti e lei fa un'analisi corretta dei fatti. Io le posso dare la mia spiegazione. Credo che l'errore commesso quest'anno è lo stesso errore che è stato commesso l'altro anno. L'altro anno l'errore l'ho commesso io, quando ho detto a tutti che per me l'ambizione doveva essere quella di andare in Serie A. E tutti erano rimasti distaccati da me, ma forse questa mia convinzione, va bene, alla fine non mi ha fatto analizzare bene il fatto che si scendeva di classifica e che alla fine, insomma, si sarebbe potuti andare anche in Serie C. Come dissi all'inizio, andare in Serie C sarà una iettatura e la iettatura è di fatto avvenuta. Quest'anno l'errore l'avete fatto voi, permettetemi di dirlo, voi, la tifoseria,
il nostro precedente allenatore. Tutti in buona fede l'avete fatto l'errore, come l'ho fatto io un anno fa, però il mio lo lasciamo perdere. Voi avete fatto l'errore di pensare che la squadra che avevamo quest'anno era la squadra più forte del mondo, la squadra che avrebbe rovinato il campionato, la squadra che avrebbe ammazzato tutti perché era la squadra più forte in assoluto, la squadra più bella, più ricca, bla 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 bla. Gliel'avete fatto credere voi ai nostri calciatori che loro avrebbero vinto in 2 secondi. Il povero allenatore Gigi De Canio, che io stimo anche molto, credo si sia mai tanto esposto nella sua vita dicendo che aveva la squadra più forte in assoluto e dicendo che avrebbe vinto il campionato, per poi anche lui avere delle grandissime delusioni. Ora, mi sembra che quest'anno allenatori esperti di calcio, giornalisti esperti di calcio, tifosi esperti di calcio abbiano venduto la pelle dell'orso prima che la pelle dell'orso evidentemente sia stata catturata. Io sono stato l'unico quest'anno, memore dell'esperienza precedente, a dire durante la presentazione della squadra: vediamo cosa faranno questi ragazzi e vediamo come andrà a finire. Mi spiego? Quindi ora dovete cercare la responsabilità in me, tutti. Dovete smettere di dire a questa squadra evidentemente che è la squadra più bella del mondo. Sarà la più bella del mondo quando riuscirà almeno ad arrivare ai playoff quest'anno, che mi sembrerebbe già un grande risultato. Speriamo che possa sfruttare i 2 posti che ci sono nei playoff, ma ad oggi sto zitto e dico speriamo di salvarci, e mi sembra la cosa più giusta. Avete visto, ho imparato a parlare di calcio, cioè credo che salvarci sia la cosa più importante in questo momento. E poi io aspetto il processo che ci sarà a marzo, per il quale stiamo lavorando, perché non mi scordo che ci hanno scippato il ripescaggio, e quindi di fatto, per quanto mi riguarda, bisognerà andare a vedere anche questo processo. Io quindi credo che oggi tutti insieme dovremmo tentare di stare vicino a questi ragazzi che psicologicamente sicuramente hanno qualche problema di troppo, perché avete visto oggi, signori, in 10 dai, abbiamo fatto cose discrete, diciamo, discrete, perché io a loro negli spogliatoi ho detto che mi sembra strano che non ci sia un rimpallo che capita alla squadra avversaria, che gli scontri a 2 vincono sempre l'altro, insomma, che ci siamo fatti un gol, il secondo gol, io spero che vada su Striscia la notizia, o spero che resti nell'annuario come il gol più stupido che la Ternana ha subito, l'autogol più stupido che la Ternana ha subito da quando esiste, perché io ci potevo credere, insomma, voglio dire, prima di iniziare la partita ho detto cercate di non farmi fa figure, scusatemi, di cacca, e qua, a un certo punto, quando ho visto entrare la seconda palla dentro, ho detto, non lo so, ma è una comica, ci siamo succhesti a parte, una partita vera, perché è incredibile. Sta di fatto, questo è il calcio. Poi in 10 abbiamo fatto ciò che non eravamo riusciti a fare in 11, se gli altri a un certo punto fossero in 8, non lo diranno gli allenatori, io ero poco, come dire, forse esperto di calcio. Però di fatto gli altri hanno preso 2 gol nel secondo tempo quando noi eravamo in 10. Voi mi insegnate che nel 99% dei casi in 10 contro 11 se ne beccano altri 3, e invece in questo caso non è andato così. Ora noi dobbiamo risolvere il problema. Io sono ancora qui per tentare di fare il mio lavoro. Siccome ho visto che l'andazzo non è quello positivissimo, devo cercare di mettere a posto le cose in questo periodo. Ho già messo da parte i soldi per fare il prossimo anno e il prossimo campionato. Se lo farò in serie, se mai lo facessi in serie B, non nel girone B, nella serie B, avrei un pacco di soldi che quelli di sé. Voglio dire una cosa anche per i presidenti della serie B. Sono ancora seduto sul ruscello, sto aspettando. E so che qualcuno passerà. Credo che state boccheggiando nonostante i 400.000 euro in più. Vorrei essere radiato adesso dal fatto di potermi sedere in panchina, male che vada comprerò una tribuna intera. Detto questo, tornando a noi, io ho già messo da parte i soldi per fare anche il prossimo anno e il prossimo campionato. Quindi se la città di Terni, se la tifoseria di Terni si rimette tranquilla e coesa verso una direzione, mi è piaciuta la canzone che era rivolta ai nostri calciatori in campo, non mi piace quando la tifoseria accusa me degli errori di quest'anno non sono io momentaneamente responsabile degli errori, quindi non posso continuare a dire è colpa mia. Io avevo fatto un errore, non avevo il direttore sportivo, ora ho anche il direttore sportivo e so anche che troverò la piega giusta per addrizzare questa squadra. Mi occupo direttamente adesso io di questa squadra, il dottor Ranucci è passato a incarico superiore e quindi io sono passato libero, sono passato a incarico inferiore e farò questa cosa insieme al nostro, al vostro concittadino che fino all'altro ieri faceva l'arbitro e che adesso invece fa il dirigente della Ternana. Quindi
Per quanto mi riguarda non c'è nessuna novità o nessun annuncio particolare che io possa fare, a parte il fatto che io lavoro dalla mattina alla sera e che non posso essere presente sempre a tutte le partite. E sinceramente l'unica cosa positiva che vedevo della Serie C era che si giocava di domenica, invece poi si gioca anche di sabato, quindi è veramente allucinante. Però posso dire che da ora in poi cercherò di essere più presenti in tutte le partite che si faranno in casa, perché bisogna di capire che non sono in 11, siamo in 12 quantomeno, o in 14 se mettiamo anche il direttore sportivo e l'allenatore. E poi siamo tutti, Ranucci deve fare un lavoro importante, non starà qui tutti i giorni, permettetemi di dire che oggi era importante per la mia società fare questo passaggio. Noi stiamo facendo tutta una serie di passaggi diversi. Radio Cusano Campus sta per diventare Radio Cusano Campus TV, quindi abbiamo comprato un canale nazionale che è il 264 e quindi trasmetteremo quello che noi facciamo sulla radio, verrà trasmesso anche sul canale televisivo. Tutta una serie di decisioni importanti, perché io voglio portare la mia università a livelli alti. Apriremo la facoltà, sempre ammesso che lo Stato alla fine, quando avrà finito tutte le analisi, ci darà la facoltà di biologia. Apriremo la facoltà di biologia, abbiamo acquisito delle aziende nel settore chimico-biologico, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, stiamo acquisendo in Inghilterra una struttura universitaria importante di circa 6.000 metri quadri, la stiamo comprando per un investimento di oltre 25 milioni di sterline, dato che in Inghilterra c'è la Brexit, la stessa struttura costava 50 milioni di sterline solo un anno e mezzo fa, e quindi è il momento di fare questa operazione. Stiamo facendo operazioni in Francia, le stiamo facendo in Russia, e quindi io avevo bisogno che Ranucci venisse da noi, perché sinceramente io non sono un supereroe, posso fare il mio lavoro e ho bisogno poi di un mio collaboratore importante di fiducia, e Ranucci è un mio collaboratore importante di fiducia. Appena ha iniziato a rilavorare a tempo pieno con noi ha già portato a casa dei risultati importanti, non abbandona Terni, sarà sempre presente qui con voi, ma io credo che c'è una struttura a Terni importante. Poi Roma è a 2 metri, come io posso venire qua, voi potete venire, qualcuno dei nostri dirigenti può venire a Roma. Questa settimana già io incontrerò il direttore sportivo e allenatore. Solo una cosa, io non vorrei più che succedesse questa situazione, questa spaccatura tra la proprietà, la tifoseria e il settore e voi giornalisti. Allora, esiste una struttura che ci permette di parlare, stabiliamo veramente degli appuntamenti periodici, a parte che voi giornalisti avete la possibilità di chiamarmi quando volete, di trovarmi quando volete, quindi voi potete rintracciarmi in qualsiasi istante, perché male che vada vi sentite rispondere che io sono occupato per un quarto d'ora, dopodiché mi libero e parlo con voi. Non c'è nessuno che sia meno bravo e nessuno che sia più bravo, io parlo con tutti. Per quanto riguarda la tifoseria, la dirigenza della Ternana ci organizzerà degli incontri, perché mi è dispiaciuto oggi non riuscire a parlare e a dire. Capisco anche l'incazzatura di alcuni e chiedo ancora di scusarmi per il mio atteggiamento umano. Io d'altronde sono un uomo, non ho mai detto di essere un supereroe, e quindi è chiaro che alla fine anch'io ho delle reazioni. Detto ciò, però, vorrei anche parlare e poter comunicare con le persone in maniera tranquilla, perché credo che solo tutti insieme potremmo riuscire a ottenere questo risultato. Ho letto da una parte se qualcuno diceva che forse era la maledizione di Terni, della Conca, perché ho visto che molti nostri calciatori, che l'altro anno sembrava che giocassero a boccine anziché a calcio, adesso sono dei fenomeni a destra e a sinistra. Questo mi ha ancora più umiliato e mi ha fatto ancora di più incazzare, perché credo che sì, forse ci sarà un effetto Conca, però dobbiamo cambiarlo. La storia degli uomini è fatta per essere cambiato. Se fino ad oggi qui abbiamo avuto sfiga, dobbiamo andare a cercare il successo, e quindi non dobbiamo tirarcela questa volta. Quindi, però, per chiudere, io ripeto a tutti voi, non siate mai più così ottimisti, perché nel calcio non si può dire all'inizio che si andrà sicuramente subito in Serie B. Quindi giornalisti e tifosi, la prossima volta che guardate una squadra, dite anche voi, speriamo che Dio ce la mandi buona. Beh, ma se i giocatori si fanno influenzare dall'ambiente è un problema. Lei mi vuole fare dire qualcosa di molto cattivo. Io, tra gli imprenditori che conosco nella mia vita e fra tutte le persone che portano a casa più di 100 milioni l'anno, non ho trovato nessun calciatore ancora. Le ho risposto bene? Perfetto. E allora evidentemente ognuno deve fare il proprio carattere, però davanti alle macchinette butta soldi e mangia soldi, ne vedo tanti di calciatori.
Signori, ognuno deve fare il lavoro che fa, eh. Cioè, è bello essere sempre fighi e sentirsi sti cavoli. Però delle volte bisogna imparare anche a essere pieni di morcone e andare in giro, insomma, a lavorare. Lo sa chi lavora in acciaieria, lo sa chi comunque tratta il morcone. Non so se sapete cos'è. Il morcone sapete cos'è? Sì, morcone. Sotto i motori, l'olio bruciato, morcone. In Toscana si dice morcone. Qui sono tutti puliti, vedo. Io non vedo nessuno sporco di morcone. Ora, detto questo, signori, i calciatori sono persone che vanno trattate nella maniera giusta, le squadre di calcio vanno gestite nel modo giusto, evidentemente hanno anche una loro debolezza, perché giocare in 11 delle volte ti dà forza. Avete visto come sono cambiate le cose dopo il primo gol? Cioè, si sono subito ripresi, sembravano calciatori diversi, ripeto, in 10, e all'inizio hanno paura, oggi hanno paura, ma d'altronde hanno paura, hanno perso 5 partite di fila, hanno cominciato solo che a perdere, signori, hanno perso, hanno pareggiato, si sentono un po' umiliati, bisogna stare vicino anche a questi ragazzi. Grazie, anche perché, signori, non c'è scappatoia, o giocano questi o siamo fottuti, quindi bisogna essere attenti a ciò che facciamo e dobbiamo con loro riuscire a resuscitare questa squadra, ok? Ok, grazie. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Con tre partite d'anticipo, quindi abbiamo ammazzato il campionato e è stata un'annata che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Infatti ancora con tanti di quei ragazzi ci sentiamo e ci vediamo, perché il gruppo era la marcia in più. Nuova esperienza qui a Verona con la Virtus, che squadra hai trovato, che ambiente hai trovato? Trovato un ambiente un clima un po' pesante, giustamente le aspettative erano le altre della Ternana, la squadra è una buona squadra, giustamente qui conosco bene i tifosi e loro vogliono tanto perché per loro la Ternana, le fere è tutto, quindi li capisco, però come sempre sono sempre arrivati da brutte annate, hanno sempre reagito e hanno affrontato poi le annate nei migliori dei modi. Grazie Angelo, in bocca al lupo per la tua esperienza. Abbiamo ascoltato adesso Angelo Nolè, prima anche Gandolfo, colui che ha segnato la prima rete della Virtus Verona. Abbiamo mandato anche la conferenza stampa di Bandecchi, abbiamo poi anche un estratto di un'intervista che è stata fatta appena fuori la sala stampa, nel frattempo, perché la sala stampa era occupata da il presidente allenatore Fresco, quindi la manderemo poi successivamente. Parliamo poi con Gianni, che poi ha assistito a tutta quanta la conferenza stampa di Bandecchi. Io soltanto uno stralcio, purtroppo. C'è rammarico da parte del padron, soprattutto per aver speso tanto, quello che ho captato, insomma, e ovviamente i risultati non sono quelli ben sperati. Ha detto, da quello che ho sentito io nell'ultima parte, ha detto: non è colpa, non è una mia totale colpa quest'anno. Ha detto: io ci ho messo il tutto, però non voglio sentirmi dire dai tifosi, no, determinate parole, determinate frasi. Sì, lui, allora, innanzitutto buonasera a tutti, lui ha detto delle cose importanti che non sapevamo. La prima è che non ha pagato gli stipendi dei calciatori, l'ha detto lui, non lo dico io, ha detto che questa volta, non ho capito se si riferiva all'ultimo mese, all'ultima o anche alle attività precedenti, però testualmente ha detto: ho deciso questa volta di non pagare gli stipendi, quindi penso che questa sia una notizia. Avrà sentito anche Gigi che il padrone ha detto che questo mese non ha deciso di non pagare gli stipendi. A scadenza, ma quindi, ha detto che i calciatori non avrebbero effettualmente, cioè, diciamo che con i pagamenti, diciamo, la Ternana anticipava sempre, no, le altre squadre che avevano una determinata scadenza, la Ternana invece pagava prima, forse sì, pagherà comunque lo stipendio nelle tempistiche dovute dalla FIGC. Sì, poi ha detto testuali parole che lui non si sente quest'anno particolarmente in colpa, anzi quasi per niente, perché versa nelle casse della Ternana 800.000 euro al mese e quindi ritiene di aver fatto tutti gli sforzi possibili per dare a questa squadra le possibilità per
salire in Serie B. Queste sono le parole che ha detto lui. Dopodiché ha detto anche che è disponibile ad acquistare lo stadio, che comunque, glielo possiamo ricordare al padrone, è un bene pubblico, per cui va fatta una gara di evidenza pubblica, non è che si può andare a trattativa privata. Anche perché è dell'amministrazione comunale, quindi. Quindi un bene pubblico non può essere. Anche il comune dovrebbe essere d'accordo a cedere l'immobile. Sì, e poi va fatta una gara. Comunque, a parte questo, ma diciamo, ha rivendicato sostanzialmente quest'anno di aver dato tutto il possibile per fare il massimo. Tra l'altro, ho detto anche un'altra cosa interessante. Che Ranucci ha confermato che sarà sempre meno a Liberati e sarà sempre meno presente nella gestione della squadra, e lui ha detto che in sostanza si sostituirà a Ranucci nella presenza anche settimanale durante le partite, e poi si è scusato per aver risposto male ai tifosi che lo hanno contestato abbastanza pesantemente al termine della gara, ecco. Quindi queste sono le notizie salienti che ha dato il Presidente. Ecco, e poi possiamo parlare anche della partita. Esatto, infatti intervenivo proprio per parlare della partita. Diamo un po' un'analisi tattica, no? Anche di come è andata la gara. Ricordiamo, insomma, che c'è stata anche un'espulsione di Castiglia, che ha un po' condizionato comunque anche l'assetto tattico, no? Sì, allora, la Ternana, questa partita secondo me va sviscerata in due parti separate. Una è stata l'atteggiamento della squadra, che è stato un atteggiamento ancora una volta remissivo, con una partenza lentissima, con una paura dentro e nelle gambe che si è vista fin dal primo minuto e che ci ha messo nelle condizioni di subire tre occasioni da gol nei primi 20 minuti clamorose, con il gol compreso. Dopodiché la squadra ha preso il secondo gol, che non lo commentiamo neanche. La cosa positiva è stata che, partiti con un atteggiamento 3-5-2 a specchio contro gli avversari, nel secondo tempo Calori, io l'avevo criticato quando, secondo me, c'era da farlo contro il Renate, devo dire invece che oggi all'inizio del secondo tempo in inferiorità numerica ha cambiato, si è messo con la difesa a 4, abbiamo fatto un 4-3-2, quindi abbiamo tolto un difensore, abbiamo giocato con un difensore centrale in meno che non serviva perché dovevamo recuperare. La squadra ha dimostrato comunque, dopo il 2-1 un po' così rocambolesco, di crederci fino alla fine. Abbiamo portato a casa un pareggio, che lascia però due considerazioni di fondo. La prima è che abbiamo fatto 10 punti o 11, non mi ricordo, diciamo prima in conferenza stampa, nelle ultime 11 partite, quindi viaggiamo un punto a partita da parecchio tempo. Questo non ci porta lontano, anzi ci porta purtroppo a guardarci alle spalle in classifica. La seconda cosa fondamentale è che questa squadra con Calori, mi pare 6 partite compresa la Coppa Italia, e non è ancora arrivata una vittoria, quindi ancora il mister non ha inciso sul rendimento, almeno a livello prestazionale, della squadra. Poi fammi dire che c'è un altro aspetto della gara che dobbiamo sottolineare, che è quello dell'arbitraggio, perché il primo gol sembra sul primo gol loro ci sia un fallo. L'espulsione di Castiglia è quantomeno sospetta, io non ho rivisto le immagini, però credo ci potesse essere un giallo, perché Castiglia entra con il piede a martello, però l'avversario comunque piega la testa e quindi di fatto non mi pare un'espulsione. E poi una perdita di tempo assurda per tutto il secondo tempo che l'arbitro ha concesso, quindi lo dicevamo con Gigi, c'era un'epidemia di crampi nella Vecomp Verona. Non abbiamo avuto il tempo di chiederglielo al loro mister, perché Bandecchi con la sua irruenza, diciamo, si è portato dietro tutti quanti, però insomma è stata scandalosa la direzione arbitrale, è inaccettabile che ancora una volta a Terni passino arbitri di questo tipo. Spero che chi di dovere in società si faccia sentire. E comunque resta un punto fondamentale, che questa squadra non vince da tempo immemorabile. 27 dicembre 2018, Ternana Teramo 2-1. Ecco, anche oggi abbiamo messo in campo una formazione che aveva di base una sua logica, diciamo, però un atteggiamento molle, ancora una volta senza quella determinazione, senza quella corsa, senza quella capacità di andare a lottare su tutti i palloni, sulle seconde palle, cioè
Così non si fanno i punti in Serie C, e in Serie C così non vai da nessuna parte. Gianni, no, lo dicevamo anche durante il corso della partita tra di noi, comunque non c'è stato, no, quella cattiveria, cioè l'allenatore non ha dato quella cattiveria agonistica ai giocatori, no, e quindi è stato bravo oggi con i cambi e tutto quanto. Possiamo imputargli qualcosa nelle partite precedenti, soprattutto quello con Renate, però la ricerca, no, della mentalità aggressiva, ancora non si è vista. No, non si vede, e la cosa che fa, non vorrei dire, diciamo, fa arrabbiare, ma il termine sarebbe un altro, è che invece questa squadra l'ha tirata fuori sotto, quando era sotto 2-0 e quando era in 10, soprattutto dopo il 2-1. Quindi questo, quando il libro non c'aveva niente da perdere, quindi appunto è questo che dobbiamo capire, no? Perché se tu sul 2-1 giochi un quarto d'ora, 20 minuti dominando la partita e non facendo vedere l'inferiorità numerica, significa che i valori, ma questo lo sapevamo dall'inizio del campionato, ci sono. Allora quello che il mister deve tirare fuori è che quel quarto d'ora dopo il 2-1 venga speso e giocato per tutta la partita, perché il problema è questo qua. Invece quest'oggi sono entrati in campo, a parte impauriti, si vedeva che proprio avevano il braccino corto, come si dice in gergo, in questo caso proprio avevano le gambe che tremavano, però devono comunque metterci qualcosa di più, bisogna che lo fanno, perché ripeto, la classifica comincia ad essere anche preoccupante, non possiamo viaggiare un punto a partita. Poi Bandecchi, quando arriva, secondo me, e anche lui porta dentro tutta una serie di notizie di un vario tipo, detto così, ci deve far riflettere. Sì, diciamo che le esternazioni di Bandecchi non sono mai banali, ma neanche, insomma, sono abbastanza focose, no? Come è il personaggio, insomma, che ci ha abituato da circa, insomma, un anno e mezzo, no? Una stagione e mezzo. La Tirrana comunque ha sempre questo calendario che si gioca, no? Una partita ogni tre giorni. Anche le altre, però. Anche le altre, giustamente, però la Tirrana deve anche recuperare quelle due partite, no? Che a breve, insomma, si recupereranno. Ricordiamo, insomma, contro Rimini il 19 di febbraio e contro la San Benedettese il 6 di marzo. Però centrare, no? Quei tre punti in quei recuperi potrebbe dare, no, quella svolta da un punto di vista mentale, no, alla squadra, e far sì, insomma, di ritornare su posizioni di alta classifica e quindi di stare un po', no, dentro il treno playoff. Allora, guarda, oggi poteva essere la partita della svolta da un punto di vista psicologico, perché pensa tu se l'avessimo vinta addirittura in 10, forse oggi sarebbe scattata quella che magari ci dava la possibilità di fare un finale di campionato completamente diverso. Io non lo so, io so che in questo momento, se io fossi allenatore, questa squadra per me dovrebbe essere portata in ritiro, e l'ho detto già un altro paio di volte, perché è una di quelle cose che sembrano banali ma invece servono, va portata in ritiro fuori dall'ambiente, ma non perché non debbano stare a Terni, ma perché questi ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi da un punto di vista proprio mentale e nei rapporti tra di loro, perché si vedono troppe cose che non vanno. Cioè, questa è una squadra che i valori ce li ha, però deve ritrovare condizione atletica, che ancora oggi ha dimostrato di avere una, come dire, una struttura proprio di corsa. Sì. Visto che non è quella che aveva per esempio la Virtus Vegon. Allora, abbiamo Tommaso Pobega, salutiamo intanto Gianni, poi dopo riprenderemo con lui ad esaminare la partita e anche con Gigi Manini. Adesso intervistiamo Tommaso Pobega, il realizzatore della doppietta odierna. Tommaso, un pochino più centrale. Buonasera. Niente, buonasera. Tommaso, hai realizzato due gol, però la Ternana è andata in svantaggio per ben due volte, siete stati bravi comunque a riacciuffare il match. Dicevamo nei commenti, la Ternana ha dato quel piglio in più quando era sotto i due gol. Sì, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo senza pensare a altre cose. Fortunatamente siamo riusciti a imporci come atteggiamento e riprenderla. Il peccato dispiace per come si era messa prima, per forse l'atteggiamento che abbiamo avuto, per la disattenzione in alcuni episodi. Oggi quindi Tommaso ha scoperto la tua vena da bombere, perché hai firmato ambedue i gol del pareggio, l'ultimo poi la rovesciata spettacolare al 90esimo.
ma perché la squadra nel primo tempo non è riuscita a dare, diciamo così, quella prestazione di grinta, di determinazione, che poi invece nella ripresa ha tirato fuori, te escluso, perché tu sei sempre uno di quelli che combatte insieme a Giraud o qualcun altro, secondo me. Ma secondo me è molto condizionata proprio da tanti errori tecnici che abbiamo avuto nel primo tempo, che non ci ha permesso di avere una fluidità e di a volte correre molto a vuoto e permettere delle ripartenze. Tutto ciò ti fa perdere fiducia, ti fa perdere concretezza, ed è per questo che nel primo tempo Mari siamo stati un po' imprecisi nella fase di impostazione offensiva e non siamo riusciti a essere così cinici ad andare a far male. Secondo me è quello che dopo condiziona tutto il resto, perché nel secondo tempo magari abbiamo lottato di più, però anche siamo riusciti a essere a volte più precisi, più presenti sulle seconde palle, sui vari rimpalli, a giocarci più palloni da quel punto di vista. Senti, anche se fino alla fine, soprattutto sul secondo, quel bellissimo tecnico, ecco, se ce lo vuoi un po' raccontare, è un gol, insomma, che non credo non so se ti è mai capitato in carriera, anche con le giovanili. No, non mi è mai capitato, è stato molto, molto istintivo, perché dopo il cross la palla è rimasta lì, l'ho girato di schiena verso la porta in mezzo a due avversari. Primo distintivamente è venuto ad alzarla, a spostarla da loro, che non la calciassero via, e dopo fortunatamente era alta per poterla calciare al volo. Ho detto proviamoci e vediamo come va, e dopo, quando ho visto andare dentro, sono esploso. Dopo ci ho sperato ancora nel poterla andare a vincere negli ultimi minuti come tutti i compagni, e forse ci è mancata un po' di precisione, per mai che c'era stata ancora qualche possibile occasione, e forse dovuta anche alla stanchezza. Senti Tommaso, da questa partita con quale, diciamo, segno si esce? Cioè, i punti positivi e quelli negativi che si possono, diciamo, a fine incontro evidenziare? Beh, negativi che dobbiamo tenere la concentrazione e la voglia di andare a battere l'avversario su ogni aspetto, su ogni contrasto, su ogni pallone. È un aspetto in cui dobbiamo migliorare per tutti i 90 minuti. Quindi la prossima partita dobbiamo cercare di essere sempre sul pezzo, di lottare ed essere più precisi, così da non perdere fiducia, da non scoraggiarci e da non dare coraggio agli avversari in ripartenza. E dopo, punti positivi, è che comunque siamo comunque una squadra che ha cuore. Quando siamo stati in difficoltà, però uno in meno, sotto i due gol, abbiamo dato tutto. Da questo dobbiamo cercare di ripartire dalle cose che abbiamo fatto positivo nel secondo tempo e riproporle per tutti i 90 minuti la prossima partita. Tommaso, era molto arrabbiato Bandecchi negli spogliatoi? Ma come... ha avuto non so come spiegare... un atteggiamento normale, cioè come giusto che sia. Se tu riesci se tu riesci a recuperare sotto i due gol una partita in uomo in meno, vuol dire che hai dei valori per andare a vincere una partita del genere, quindi ti dà fastidio, ti arrabbi come l'hai messa prima, come hai giocato, come hai permesso a loro di passare in vantaggio di due gol e a certi punti li mette veramente in difficoltà, e questo è il rammarico soprattutto, e ti fa arrabbiare una cosa così. Oggi Tommaso c'è stato anche l'esordio in campionato di un vostro compagno Riccardo Gagno, che purtroppo no, è coinciso anche con quel brutto errore che da portiere ha praticamente fatto, insomma, andare doppiamente in vantaggio la Virtus Verona. Ecco, voi compagni di squadra, abbiamo visto il capitano che è andato comunque a consolarlo, come l'avete visto Riccardo, se siete andati comunque, insomma, a dare una pacca di conforto? Beh, come normale che sia, chiunque quando è in campo e sbaglia sente il peso sulle spalle di una partita. Noi quello che possiamo dirgli è che veramente, se nella partita è andata così, non è assolutamente colpa sua, perché come capita a lui di sbagliare, altre mille volte capita a noi, è solo che è suo a volte un ruolo più delicato,
E oggi è stato anche sfortunato, perché io ero lontano, però gli è proprio saltata male la palla, quindi dispiace. L'unica cosa che deve fare è cercare di dimenticarlo il prima possibile e lavorare come sta facendo, perché è un ottimo portiere. Anche perché le qualità, no, che ha dimostrato anche in Coppa. Ma insomma, sì, appunto. La Ternana può fare affidamento. Ma sicuro, non sarà sicuramente un episodio a dire che tipo, a pregiudicare che portiere sia, e quindi deve solo stare sereno, ma tutti hanno cercato di confortarlo, è una pacca che a volte in questi momenti può servire, a qualcuno può anche servire di stare per le sue, che si riprenda da te, bisogna capire anche che persona sia. Grazie Tommaso, buon al lupo, complimenti per il gol. Abbiamo quindi sentito Tommaso Pobega, autore dei due gol rossoverdi che hanno firmato il pareggio delle Fere. Siamo in attesa comunque di ascoltare anche mister Alessandro Calori, dovrebbe essere a breve, insomma, davanti alla nostra telecamera e di fronte al nostro microfono. Gianni, una precisazione su quanto detto prima. Sì, facciamo una precisazione doverosa sul discorso del pagamento degli emolumenti, che io avevo seguito la conferenza stampa, però poi con tutta la gente che c'era non avevo capito l'ultima parte. Giusto fare la precisazione in diretta. Il padrone ha detto che aveva comunicato ai giocatori che il 30 di questo mese non avrebbe pagato lo stipendio, perché a differenza della maggior parte delle squadre di Serie C che pagano le scadenze prestabilite trimestrali per non incorrere in penalizzazioni, la Ternana invece versava regolarmente, mensilmente, gli emolumenti. Quindi il padrone aveva detto: siccome sto un po' alterato, ho detto ai giocatori che il 30 non avrei pagato gli emolumenti. Dopodiché però ha aggiunto subito dopo, e io questo passaggio l'ho perso e quindi me ne scuso, e ha detto: però poi ci ho ripensato e ho comunicato ai giocatori che in settimana farò partire bonifici. Quindi ecco, questa precisazione era doverosa, insomma, tutto qui. Ok, quindi abbiamo fatto chiarezza su quanto riguarda le parole del padron Bandecchi con Gianni. Ripeto, siamo in attesa di mister Calore. Intanto facciamo uno scambio veloce con Gigi per quanto riguarda questo post partita, che è stato molto animato, no? Si è rivisto il padron Bandecchi dopo, insomma, questo pareggio avvenuto negli ultimi minuti di gara contro la Virtus Verona. Ecco, un giudizio anche tu sulle parole del padron. Beh, direi che intanto apprezziamo il fatto che lui ci metta la faccia, sembra una frase fatta ma è una realtà, e poi ha detto delle cose condivisibili, altre meno. Allora, che la società, insomma, dal punto di vista economico, l'abbiamo detto tante volte, quest'anno ha fatto il suo dovere, non c'è dubbio. Adesso che Bandecchi ci mette il massimo impegno, io non lo metto in dubbio neanche questo. Sulla squadra, io l'unica cosa su cui non sono d'accordo è sul fatto che qualcuno ha giudicato male la squadra. Io rimango convinto che la squadra non è stata sopravvalutata, perché i giocatori non sono neanche così anziani, salvo qualcuno, e la squadra, l'abbiamo vista anche nelle prime partite, non giocava bene, ma era una squadra di categoria superiore. Se qualcuno di voi ha visto Vispesaro Ternana, si è reso conto che la Vispesaro, che sta giocando anche un buon campionato, secondo me era due categorie sotto la nostra. Il problema è che sono stati fatti una serie di errori dal punto di vista sportivo, perché tu un allenatore che già l'anno scorso non aveva convinto lo confermi, ma non solo, ma gli permetti di comunque, da quello che si è capito, di entrare in contrasto con un direttore sportivo, non sostituisci il direttore sportivo, lo mandi via, non lo sostituisci. L'allenatore ha bisogno, perché in ogni società di calcio ci sono dei ruoli ben definiti, l'allenatore ha bisogno di un direttore sportivo con cui confrontarsi. Se fa tutto da solo e si dà ragione da solo, si creano dei problemi. Quindi lì l'errore è stato della società. Adesso dire che abbiamo giudicato male la squadra ci può anche stare, magari l'abbiamo sopravvalutata, perché da qualche giocatore forse sembrava più forte quando arriva, forse abbiamo giudicato in base ai curricula e non in base al rendimento in campo. Io resto convinto che questa squadra all'inizio del campionato era la più forte di tutte, e l'abbiamo vista a Pesaro, lo ripeto, poi l'abbiamo vista anche in altre partite. Ma non solo noi lo dicevano anche gli avversari, appunto, poi, diciamo, un discorso che resta sterile, perché poi quello che conta sia il risultato. Io quello che dico invece è che la società, che non è esperta, posso dire questo, dal punto di vista della gestione sportiva ha sbagliato più volte, perché ripeto,
L'allenatore ha bisogno di un direttore sportivo che lo controlli e con cui confrontarsi. Se si entra in contrasto fra allenatore e direttore sportivo, si può anche scegliere a favore dell'allenatore, ma bisogna sostituire il direttore sportivo. Mi pare che poi Bandecchi l'ha detto, se voi risentite la conferenza stampa. Sì, si confermo, in quella parte c'ero, l'ha detto. Ha detto che ha sbagliato a non prendere il direttore sportivo, però poi non bisogna prendersela. Allora, ripeto, questa anche se sembra... l'unico errore che può aver commesso ma è quest'anno. Pesante, perché... Qui non è che siamo, allora, è chiaro che io, anzi, sto dicendo delle cose a favore di Bandecchi. Secondo me la squadra l'aveva fatta, però poi dopo, una volta fatta la squadra, è mancata un po' di esperienza. E questo non c'è dubbio, perché ripeto, secondo, a me De Cani non aveva convinto neanche l'anno scorso. Io lo dico, lo sapete, a me De Cani, io non lo so, adesso gli hanno fatto 3 anni e mezzo di contratto, quindi magari dargli la chance di allenare la squadra quest'anno ci poteva stare. Mandava, secondo me, un pochino controllato. Invece gli è stato dato ampia facoltà carta di bianca, manovra, cioè. Carta bianca, e purtroppo i risultati sono venuti. Poi si è un po' tardato nel sostituto. Poi c'è stato quell'incidente, no? Quel giorno del 23, che era il 23-24, è stato cambiato. Sembra che sia stato il direttore sportivo che arrivava proprio quel giorno a chiedere di vedere De Cani all'opera, però si è perso un mese. E poi dopo sta squadra, in questo momento, nessuno di noi c'ha la ricetta, perché la condizione atletica è quella che è. La condizione psicologica peggio ancora. Abbiamo preso 4-5 giocatori che sembrano meno in forma di quelli che già c'avevamo. Poi, insomma, lo sforzo è stato fatto. A centrocampo abbiamo preso 4 giocatori: Palumbo, Paghera, Castiglia e non mi ricordo. Insomma, poi è stato preso Boateng, anche che alla fine oggi ha giocato, ma insomma non mi pare il giocatore che possa risolvere i nostri problemi in attacco. Quindi è stata fatta anche la campagna acquisti. Probabilmente l'allenatore andava preso a fine dicembre e le scelte andavano fatte in quel momento. Poi dopo, insomma, forse la campagna acquisti è stata fatta un po' di corsa, con tutte le conseguenze del caso. Poi, insomma, un'altra cosa, Lopez è un giocatore sostituibile, tanto più che Girato mi pare che abbia dei problemi fisici notevoli, andava un po' risparmiato, perché visto c'è un problema all'anca, oggi è uscito, mi pare, dolorante, sì, 2 settimane fa non si era allenato, insomma, il Castiglia di oggi, al di là dell'espulsione, non giustifica il sacrificio di Lopez, questo bisogna dirlo. Adesso io, magari Lopez l'ultima partita è andato male, ma secondo me Lopez è un giocatore che doveva fare comodo a questa squadra, bene, è un giocatore che fa la differenza, e per un periodo probabilmente non ha fatto la differenza, perché si è creata una confusione totale dentro la squadra. Lo stesso di Aguirre, del quale io parlo sempre bene e dico che è un difensore insostituibile, qualche partita l'ha sbagliata, perché in quel momento di grande confusione probabilmente sono andati tutti nel pallone. Ricordiamo anche noi rapporti anche un po' non idilliaci tra Diaghi e il tecnico, sì, forse quindi... c'era anche un po' nervosi. No, ti dico, ma non è che abbiamo risolto i problemi anche psicologici, perché avete visto oggi quello che è successo, al di là dell'espulsione, insomma, l'errore di Cagno. Io oggi non avrei cambiato il portiere, ma non perché il ragazzo adesso, ma è pure dispiaciuto per come è rimasto. Quindi non avessi fatto la sostituzione, insomma, Giannarilli-Cagno, no, in quel senso. Allora, devo dire che mi è pure dispiaciuto, perché un ragazzo penso che sia dispiaciuto a tutti quanti, insomma, anche no, al di là del gol preso, mi è dispiaciuto per l'episodio e per come è venuto il gol, no? Però insomma, cambiare il portiere titolare è una decisione pesante, e in questo momento io non l'avrei fatto, perché Giannarilli comunque non è qualche errore l'ha compiuto, ma non è come l'hanno compiuto tutti, tutti i portieri commettono qualche errore, esatto. Diciamo, forse quello più grave è stato quello col Fano, quando è uscito in quel modo così spoglio. Però ci ha salvato anche diverse partite, in diverse situazioni. Poi dopo Cagno, che nessuno poteva prevederlo, di fare un errore del genere, rischi di bruciarlo sto ragazzo, no? E poi alla fine si è anche ripreso. Comunque, insomma, diciamo, il mio intervento deve essere breve, ma tanto stiamo aspettando calori. Voglio commentare anche un attimo questo risultato. Ma una cosa ti volevo chiedere, no? La Terana sembra un malato che non riesce ad ottenere questa cura, no? Sono arrivati diversi dottori, ma la medicina vera qual è? Non lo so. Intanto ci vorrebbero un paio di risultati positivi, un paio di vittorie. La vittoria potrebbe essere, no, la panacea di tutti i mali. Sì, secondo me sì, un paio di vittorie anche a Viterbo, è venuta a stare sconfitta nei supplementari, che sicuramente non ha favorito l'aspetto psicologico. Ci vorrebbe anche qualche arbitraggio un po' migliore. Ultimamente, ma anche in Coppa, no? Non è che l'arbitraggio ci è sembrato tanto a favore. Colfano rigore netto, però insomma, vabbè, ci sta. Poi dopo, con la Feralpi, insomma, è successo quello che è successo, io mi sono anche arrabbiato, no, quella sera, però insomma l'arbitraggio non è che ci è piaciuto, possiamo dirlo questo, 3 o 4 episodi tutti giudicati in un modo, forse l'unico che ha indovinato è stata forse l'espulsione di Lopez. Poi dopo che è successo? Abbiamo avuto la rispesa in casa, anche lì il rigore, per carità, molto fiscale, a Viterbo pure 2 rigori contro, con l'espulsione, va bene, ci poteva stare, però insomma mi pare che gli episodi, oggi abbiamo raggiunto il limite massimo insieme a quello
insieme, sì, e poi vediamo, aspettiamo Calori. E oggi un paio di episodi clamorosi, il fallo sul girato sul rigore, esatto. E l'espulsione. Riprendiamo dopo con te Gigi, abbiamo mister Calori. Venga, mister. Prego mister. Pronti? Allora, mister Alessandro Calori, sì. Come diceva Adriano Pappalardo, ricominciamo, cioè, stiamo da capo a piedi, mi sembra, perché questa squadra non riesce, diciamo così, come dico io, ad azzannare l'avversario da subito, e certamente non credo che sia colpa sua. Ce lo dica lei se è riuscito a capire, insomma, qual è il problema. Ma se analizzo questa partita di oggi, cioè, sembrava un film, nel senso che siamo partiti, cioè, la preparazione era totalmente diversa, siamo partiti, dovevamo aggredire alti, dare proprio una forza, dimostrare una forza importante. Invece una squadra che alla prima occasione che gli altri si impaurisce, io non capisco, questa è una cosa che non riesco, non è il mio concetto, non è il mio modo di pensare. Infatti gliene parlo da un po' e dico: ragazzi, se le partite vanno gestite, ci sono momenti che rischi, ma normale, però bisogna avere il coraggio di sempre di osare, di andare oltre, e dopo guarda caso poi se in 10 si è contento se abbiamo pareggiato, no. Non sono contento, però io penso che, spero che sia un monito, un segnale, che vuol dire che si può fare, le cose possono fare, basta crederci, basta avere più forza, più spirito. In questo bisogna, cioè, vedo una squadra che è abbastanza fragile, è strano, perché non è che sono ragazzini, oppure ci sono ragazzini che lottano per arrivare a, come Pobega a un certo punto era anche stanco, però è andato, si credeva e ce l'ha fatta. Io penso che questo deve essere un esempio, cioè lo stare in campo, le partite poi si vincono in tanti modi, no? E qui non, io credo che non entra più anche la tattica, qui entra proprio l'interpretazione. In questo vedo una squadra abbastanza fragile, ma dobbiamo migliorare brevemente, perché non è che c'è tanto tempo di pensare, no? È questo che sto vedendo in questa situazione. Però ecco, anche qui devo, dall'inizio devo prendere la cosa da positiva, nel senso che in 10 deve recuperare una partita che sembrava persa, allora diventava una tragedia. Però ripeto, non sono contento, non è una giustificazione, però io devo prendere il meglio di quello che ho visto oggi, se c'è un meglio. Ma il meglio di questo penso che ci sia. Io penso che bisogna anche analizzarsi. Personalmente dico, bisogna fare molto di più, ma molto di più, ma individualmente e come squadra, bisogna fare molto di più, perché se no è inutile che stiamo a parlare a raccontare le storie, cioè, non mi piace raccontare le storie, soprattutto alla gente. Io se credo che si può fare qualcosa, bisogna crederci insieme, bisogna farlo fattivamente, con atteggiamenti, e mi auguro, me lo auguro, glielo auguro e ce lo auguriamo che sia questo 2-2 in 10 un punto di partenza. Me lo auguro, perché se no non di cosa parliamo? Mister, vorrei agganciarmi infatti su quest'ultimo aspetto, no? Lei l'ha rimarcato in diverse occasioni, no? Della paura, del carattere, bisogna avere un carattere diverso, un carattere più combattivo, più guerriero, dimostrazione però che la Ternana ha avuto questo carattere così combattivo quando non aveva niente da perdere, quindi sul 2-0. Ma non si è visto a... L'avevo già visto il primo giorno che sono arrivato a Salò, ma siamo rimasti in 9. Esatto. Viene fuori nel momento che è tardi quasi, no? E questo... Questo dimostra, così per far finire un attimo, sì. Mi scuso se non ti ho interrotta, dimostra comunque il valore di questi giocatori, che è un valore che potrebbe essere migliore di quello che stiamo facendo, ma potrebbe, però a parole si può dire quello che vuole, bisogna dimostrarlo, cioè bisogna avere la convinzione di farlo. Io credo che... gli spunti ci sono per poter affrontare questa cosa qua. Dopo ci metto anche una cosa, è vero che capita spesso che ci rimaniamo in inferiorità numerica. Oggi
Per esempio, io non so se si rivede, però Serignano si è abbassato la testa ha visto il sabato, si è impaurito l'arbitro, non so, non ho rivisto l'azione, però rimane in 10 non è che sia così dopo sempre semplice, no? Però non capisco questo non dico accanimento, perché a volte ci abbiamo le colpe nostre, perché spesse volte veniamo buttati fuori per colpe nostre, quindi non per colpa dell'arbitro. Però tante volte vedo cose che non mi piacciono, cioè vedo situazioni che mezze e mezze le subiamo. E questa cosa appesantisce un po' il tutto. Io, ripeto, voglio vedere la parte buona, cioè la parte buona che è questa, aver recuperato una situazione che sembrava un po' persa. Da lì però bisogna che si capisca, capiscono soprattutto i giocatori, quanto è importante fare di più, se no siamo sempre punto a capo. Mister, se per questo ce ne sono due dei episodi da rivedere stasera, li rivedremo. Anche il fallo di Giraudo, su Giraudo. Appunto, perché... era quello che ne no, ma io non volevo... Ha iniziato il primo gol loro da un fallo su Giraudo. E poi, forse lì su Sirignano, bastava il cartellino giallo, l'ammunizione. Ma al di là di questo, il calore pensiero, quando è che lo capiranno i suoi giocatori? Perché io, avendo qualche anno in più, mi ricordo anche quando lei giocava da difensore centrale, allora lo stopper si chiamava. Insomma, lei non è che andava tanto per il sottile. Questi, quando lo capiscono che bisogna entrare, strappare la palla, arpionarla dai piedi degli avversari. Quello di capirlo, io dico che spesso ce l'hai o non ce l'hai, quello di capirlo, però si può arrivare a averlo. Io penso che viene spiegato in tanti modi e io credo che ci si possa arrivare, però deve cambiare l'atteggiamento dei ragazzi, devono entrare nell'ottica, a volte forse anche nella se proviamo a fare la manovra bisogna anche farla giocare sulle seconde palle, anche in maniera sporca, anche in situazioni che non sembrano logiche, però c'è una logica e anche in quello bisogna migliorare, perché se non si può giocare si fa la guerra fra virgolette calcistica nel recuperare la palla, andare ad attaccare, perché questo serve, perché non ci possiamo permettere. Noi dopo è successo il gol, il secondo gol, anche le cose, una roba dico comica, perché mi fermo a dire comica, però bisogna rendersi conto perché bisogna dire anche un attimino e rivedere qualcosa. Adesso, ripeto, io vorrei ripartire da questo, da aver recuperato una partita in 10, che non era facile, questo senza dubbio, però non è che sono contento, lo ripeto ancora, non sono contento, bisogna fare molto di più. Mi auguro che sia uno spunto questa partita qua. Ecco mister, non per puntare il dito contro Riccardo Gagno, no, che assolutissimamente sia nella partita, anzi ha tutto il nostro conforto e appoggio, che nella partita poi contro la Viterbese ha fatto vedere un'ottima prestazione sia la prima volta che la seconda, però come mai questa scelta di metterlo in campo e non di schierare Iannarilli? Perché è un portiere che ha fatto bene, appunto, nella scorta che ho visto, ha fatto una buona pressione anche nell'errore, poi non è che si è impaurito, ha continuato a uscire. È un ragazzo che ha coraggio, è interessante. Io ho detto nei turnove voglio vedere un po' tutti, voglio vedere anche, ma non in maniera scriteriata, tanto per fare le prove. Però voglio... il ruolo del portiere in genere è un po' più delicato, ma no? Ha cambiato anche quel ruolo lì, le certezze bisogna conquistarsele, bisogna che si senta nessuno che ha il posto assicurato, se lo deve guadagnare sul campo, e questa è una cosa che mi interessa. Senta mister, il padron Bandicchi poi negli... è certo che è l'ultima... Però bisogna che c'è di tempo, perché poi gli altri se ne sono presi il tempo, scusami, ma il padron Bandecchi, che vi ha detto negli spogliatoi? Era particolarmente adirato, abbiamo visto qui un siparietto prima di entrare nella sala della carta stampata. Ma è normale, insomma, è un presidente che mette soldi, che ha speso per dire, insomma, per voler vincere, è normale che si arrabbi, se vede i risultati che non ci sono... io penso che sia normale, anzi potrebbe essere anche un segnale che si tiene in modo particolare, perché
è stato presente, mi avete chiesto, mi sembra la vigilia quando veniva, è venuto oggi, è stato in panchina, ha visto, però è chiaro che giustamente lui pretende di più da, ci mancherebbe altro, come tutti, no? Però ha fatto sentire la sua presenza e vuole, io credo che, ripeto, sia una figura che potrebbe fare del bene alla Ternana, quindi bisogna cercare di cambiare rotta, bisogna cambiarla velocemente. La medicina è la vittoria? Solo la vittoria, il resto è tutte chiacchiere, la vittoria è l'unica cosa che cambia, poi se viene giocando male, bene, nessuno gli interessa, deve arrivare questo, e bisogna andare a prendersela, perché non è che se la regala, bisogna andare a prendersela noi. Okay. Grazie mister, andiamo a prendercela martedì. Ringraziamo il mister Calori per l'intervista, abbiamo insomma sentito anche con lui, abbiamo esaminato il match con la Virtus Verona. Dovremmo mandare comunque lo stralcio dell'intervista con il padron Bandecchi che abbiamo effettuato al di fuori della sala stampa qui del Libero Liberati, quindi mandiamo l'intervista. A dopo. Venuto, se però poi vengo e mi prendo anche la briga di andare sotto la curva a tentare di spiegare, o meglio a parlare, perché poi qualcuno fa una domanda, uno dà una risposta, e riesco solo a parlare con qualcuno che mi dice continuamente vaffanculo, 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 io ci vado a fanculo, ma sinceramente se poi vogliamo parlare bisogna che qualcuno si fermi un minuto, bisogna anche che accetti una risposta, perché sennò poi mi incazzo anch'io, siccome come lei vede ho l'orecchia lunga. Mi vedo l'orecchia da coniglio a me? No, siccome anch'io sono un coniglio, mi gira il culo, ma che vale perché ho due pizze. Però non vorrei essere vicino a quello che arriva prima vicino a me, capisci? Perché mi gira un po' le palle oggi. Era venuto pure. Ora detto questo, mi dispiace dover poi arrivare a certi punti. Io vorrei un dialogo sereno e tranquillo con la tifoseria, in maniera serena, tranquilla. Io più che metterci 800.000 euro tutti i mesi che Cristo mette in terra, sinceramente non posso fare. Io in campo non ci sono. Sono andato negli spogliatoi. Ho parlato con i ragazzi, ho continuato a fare ciò che c'era da fare per tutto il secondo tempo. Come avete visto, ho fatto anche qualcosa che forse non avrei dovuto fare, perché me la sono anche presa con l'arbitro in certi momenti. E sinceramente non è il ruolo mio. Chiedo anche scusa anche all'arbitro e a tutti quelli evidentemente che hanno sentito le parole poco intelligenti che ho utilizzato. Ora, però più di questo io non posso fare, perché in campo ci vanno i nostri calciatori. E spero che noi tutti insieme troveremo anche il modo per ridare a loro l'animo giusto per poter ottenere il giusto risultato. È chiaro che abbiamo sbagliato qualcosa, è chiaro che questa squadra che è nata per vincere ad un certo punto si è persa, è chiaro che ad un certo punto questa squadra ha avuto dei problemi, problemi di testa, psicologici, non si sono trovati. Qualcuno, diciamoci anche la verità, è voluto andare a giocare in Serie B per forza e ha smesso di giocare. Ora cosa gli vogliamo fare al calciatore che smette di giocare 7 partite prima che finisca il campionato e che si mette in un angolo perché non si può far male, non si può sciupare? Purtroppo esistono delle leggi, esistono delle regole nel mondo del calcio che dicono che il calciatore ha dei grandi privilegi. Signori cari, se voi non capite una micchia nel vostro lavoro, come tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci fanno? Ci mandano a cagare, cioè noi smettiamo di prendere il nostro stipendio e ce ne andiamo a casa. Com'è che nel mondo del calcio invece se questi signori sbagliano noi gli paghiamo tutto quello che devono prendere fino all'ultima lira, anche se comunque hanno sbagliato? Com'è che gli paghiamo 3 anni di contratto se hanno 3 anni di contratto? Allora non la facciamo tanto lunga, noi dobbiamo camminare sulle uova e dobbiamo tentare di mettere d'accordo tutti. In questo momento secondo me dobbiamo tentare anche di salvarci, è bene cominciare a parlare delle cose vere, perché oggi è fondamentale sapere che noi non dobbiamo scivolare verso la fine della classifica, dobbiamo ristabilizzare la squadra, quindi stabilizzare la squadra è come stabilizzare un cuore che pulsa male, dobbiamo rimettere a posto la testa di questi ragazzi, in 10 hanno dominato una partita, un secondo tempo che comunque in 11 non hanno saputo fare. In 11 si sono fatti mettere sotto e hanno preso schiaffi ogni minuto. Allora c'è un fattore di testa. L'allenatore che è arrivato
crediamo che possa fare un ottimo lavoro, però giocare una partita il sabato, una partita il martedì, una partita il sabato, una partita il martedì, io vi dico con molta franchezza, sono contento che siamo usciti dalla Coppa Italia, anche se avrei preferito vincere, però quella sconfitta è una sconfitta sana, ci darà più aria per poter giocare nella maniera giusta. Cioè dobbiamo cominciare a diventare pragmatici, dobbiamo riuscire a capire come uscire da sta piega, sennò il prossimo anno andiamo a giocare in Serie D, ok? Poi, come ho sempre detto, se qualcuno desidera che io venda questa squadra, me lo mettete per iscritto e io vendo questa squadra. E non se ne va, però. No, io non me ne vado, signori cari, io ho fatto semplicemente le scelte giuste per poter ottenere qualcosa. Ad oggi sono dovuto correre ai ripari, non ho nessuna intenzione di andarmene. Io ho già in tasca i soldi per fare il prossimo campionato. Ho detto che riporterò questa squadra in Serie B e sinceramente, se me ne vado è quando questa squadra arriva in Serie B. Siccome quest'anno la vedo tosta, bene, speriamo di riuscire a restarci in Serie C, d'accordo? Quando finirà e quando tutto andrà bene, vedremo. Adesso io continuerò in quel processo di modifica di questa società che comunque alla fine ci dovrà portare a dei risultati sul campo interessanti. Torno a ripetere, ho intenzione di comprare lo stadio di Terni. Se il comune vorrà vendermelo, è evidente, così chiariamo anche questo punto, sarà uno stadio collegato alla squadra della Ternana, non sarà collegato a fondi, a finanziari o a società diverse, in modo tale che sia sposato a doppio maglio con la squadra della Ternana, e chi possiede la squadra della Ternana avrà l'onere e l'onore di dover dare anche a Terni un campo di calcio degno, dignitoso, sempre meglio e migliorato. È una cosa molto semplice, ragazzi, io non voglio portare via niente a nessuno, mi dispiace quello che è successo un anno fa, ma quest'anno non mi sento responsabile di quello che sta succedendo in questo momento, anzi mi sento la vittima di ciò che sta succedendo in questo momento, ed ecco la mia incazzatura con i tifosi, al quale forse ho detto qualche parola di troppo, però voi mi scuserete, non ho le orecchie lunghe, quindi far coniglio non era la cosa. I giocatori hanno tutte le colpe, ma gli errori della società? Vieni di qua nelle sedi istituzionali, perché qui siamo in un corridoio. Stavamo aspettando la cosa lì. Vieni di qua, anche inizio. Vieni di qua, venga di qua. Abbiamo ascoltato quindi il padron Bandecchi nell'intervista pre-conferenza stampa, potete rivedere comunque la conferenza stampa integrale sempre sul canale di On TV, dove insomma il padron si è dilungato a lungo con i giornalisti. Parole abbastanza pesanti, focose del padron in questo pezzo, ha usato insomma parole forti anche nei confronti del pubblico ternano, che ovviamente ce l'ha anche con lui per questa stagione che non sta coincidendo con gli obiettivi prefissati. Andiamo a fare comunque gli ultimi commenti con Gianni e Gigi, l'abbiamo già sentiti anche prima, ultimi commenti per poi chiudere comunque con la Mix Zone. Gianni, che dire? Abbiamo sentito anche Calori, no? Sì. La medicina è la vittoria. Sì, Calori ha detto un po' quello che avevo sottolineato anch'io, che questa squadra è fragile, ha bisogno comunque di ritrovare una sua identità. E io stavo guardando adesso la classifica, la guardavamo insieme, certo siamo a un punto dall'ultima squadra che avrebbe accesso, finisse il campionato oggi, ai play-off, e abbiamo 7 punti, mi pare, di vantaggio sul play-out. Situazione che non avremmo mai ovviamente immaginato a settembre, specialmente dopo i primi risultati. Credo che anche il secondo posto sia fortemente a rischio per noi, perché la Triestina in questo momento è seconda con 43 punti e arrivare secondi sarebbe importantissimo per lo sviluppo poi dei playoff. Gran campionato sia della Triestina che dell'Imolese, sì, comunque, esatto. Che è terza in classifica. L'Imolese non mi sorprende più tanto, perché gioca veramente bene, poi ha 2 o 3 giocatori di categoria superiore molto bravi, Carraro, Garattoni. Però ecco, rischia di diventare purtroppo un campionato anonimo il nostro da qui a maggio. Speriamo soltanto che ci sia la possibilità nella partita già di martedì di andare a prendere 3 punti. Io sono convinto che oggi, se avessimo vinto magari con un rimpallo, magari una situazione strana, avremmo svoltato la stagione. Invece è un altro ulteriore pareggio che ci deve far riflettere, perché questa è un'annata veramente maledetta. Dopo l'anno scorso, che è stato bagnato da una retrocessione indegna, indecente, e mettiamoci pure sempre con la I, indecorosa,
quest'anno stiamo facendo un campionato di incredibile. Anche un'altra I incredibile e direi ancora una I inaccettabile, perché Bandecchi ha detto di aver speso un sacco di soldi. Effettivamente è vero, quest'anno di ingaggi ha pagato, sta pagando tantissimo, però resta il punto che vai a vedere la classifica, siamo in una condizione veramente, come dire, con la I in qualcosa, con ancora con la I non mi viene, però bisogna dargli una svolta a questa compagnia. Ecco, irreale. Abbiamo tirato fuori un'altra parola. Allora, terminiamo anche con Gigi. Qualcuno dice un Gigi Marini un po' troppo soft nelle considerazioni che abbiamo fatto prima. Invece, devo dire ancora un paio di noi, Sì, sì, no, ho capito. Beh, certo, ancora non abbiamo i commenti. No, devo dire che le parole di Bandecchi io non ho sentito quelle precedenti, invece dopo in conferenza stampa l'ho sentito e non mi sono dispiaciute. Poi mi pare che abbia anche chiesto scusa ai tifosi dopo, perché era stato forse a caldo, aveva detto qualcosa, mi pare. Sì, proprio in quella intervista che abbiamo appena visto. Comunque, ha dato insomma un'immagine dei tifosi molto arrabbiati, ma giustamente insomma qualche parola pesante insomma ha detto dopo anche la corretta, esatto. Ovviamente era un'intervista a caldo, poi dopo ragionandoci sopra si è corretto. Comunque, al di là, insomma, non è che dobbiamo fare gli avvocati di Bandecchi, era per precisazione. No, invece devo dire un paio di cose. Allora, la Ternana indubbiamente è un momento difficile, stiamo giocando male, non stiamo cercando alibi, ma prima ci siamo interrotti, la direzione arbitrale di oggi è proprio, perché se parliamo sempre di io non la voglio definire, insomma, per carità, però un arbitro può sbagliare, ci mancherebbe, questo l'abbiamo detto io in 51 anni, l'avevo detto tante volte, però insomma quando uno sbaglia sempre dalla stessa parte. Allora, oggi nell'ordine io vi racconto un fallo clamoroso su Giraldo in occasione del primo gol, e va bene, poi insomma allora hanno fatto anche un bel gol, poi c'è l'espulsione di Pobega, di Castiglia, insomma è vero, è alzata la gamba, ma l'avversario forse ha anche un po' abbassato la testa, poi l'arbitro non aveva intenzione di espellerlo, poi ha visto il sangue, l'ha espulso. Insomma, l'atteggiamento non è stato. Poi dopo ho visto una mancata ammonizione pochissimi minuti dopo l'espulsione di Castiglia vantaggiato, credo che poi abbia tirato la punizione. Comunque era in quello episodio lì. Forse Bifulco, non mi ricordo, Bifulco, forse sì. Era Bifulco. Però in quell'episodio su quella punizione che poi ha preso la traversa avvantaggiata, esatto. No? E anche lì, insomma, cioè, poi nel secondo tempo mi pare che insomma, io non voglio essere cattivo, no? Nei confronti della società avversaria, però la Virtus Verona, che è una squadra, io adesso ho parlato anche con l'allenatore, gliel'ho anche detto, dico però mister troppe volte in terra, mi ha detto onestamente, dice beh però non l'abbiamo fatto mai, quindi insomma è come per dire sì. Beh, comunque anche capibile, no? Nel senso, una squadra che agli anni scorsi era una squadra dilettante, adesso viene a vincere a Terni, è normale che perde un po' di tempo. Tu non già hai giocato mai a calcio? No, ci ho giocato, non in altissimi livelli, massimo in seconda categoria. No, però perdere tempo si grazie può. Comunque. Poi giocavo in porta. Sì, appunto, giocare in porta, si può appunto difendere il punto. No, sì, dicevo, scusa, parte da uno scherzo. Certo. Dicevo, si può perdere tempo, è giusto farlo a Terni quando stai vincendo, però insomma, diciamo, ci vuole stile. No, c'avevo visto un giocatore che era fuori, che si è rotolato dentro il campo, un altro che non sapeva quale gamba c'aveva, gli faceva i crampi. Insomma, ripeto, tra l'altro, io poi ho parlato con l'allenatore che sta sulla panchina dal 1982. Mi ha raccontato che aveva 21 anni, adesso c'è, quindi perché tra l'altro, presidente anche, e l'ho detto anche prima: è una squadra simpatica la Virtus Verona. Non lo dico per evitare incidenti, ma perché è la verità. Perché poi si è venuta a giocare una partita anche a viso aperto all'inizio, però poi nel secondo tempo, un atteggiamento peraltro, e mi richiamo all'arbitro. Permesso all'arbitro, perché poi alla fine ci sta pure, io perdo tempo, perché se l'arbitro, insomma, il portiere l'avete visto tutti, quindi questo senza creare alibi. Mi pare però che negli ultimi due mesi l'atteggiamento degli arbitri nei confronti della Ternana non sia stato così favorevole. Tante volte, mi richiamo a quello che diceva Gianni, secondo me la stagione, io sono molto più ottimista di voi. Ma noi abbiamo anche un ex arbitro come dirigente, che è Paolo Tagliavento. Però questo me l'hanno detto in tanti, ma questo secondo me non è il suo ruolo, comunque appunto, quello di no, però nel momento in cui un arbitro non fa più l'arbitro, secondo me non è che può parlare per gli arbitri, non dico che può parlare, però vabbè, secondo me lui deve farsi sentire. Ma io non la penso, cioè secondo me la società può farsi sentire, assolutamente è un uomo della società, comunque, ecco, appunto, per quello, però magari non perché
Ecco, questo dice. Abbiamo detto che la Virtus si è fatta sentire con un comunicato. Non so se l'avete già detto. Sì, sì, l'abbiamo però già detto. Virtus, che è una società piccola, giustamente in società, non so se giustamente in settimana si è lamentata. La Ternana, anche dopo quella partita con la Feral Pisalò, non è che abbia detto tanto, insomma. E, insomma, anche quel giorno gli episodi erano stati un po', diciamo, tutti da una parte. Allora, ricapitoliamo. Io sono più ottimista di voi. Sono convinto che questa squadra, se azzecca un paio di risultati positivi, può ribaltare la classifica. Non, ho sentito parlare del secondo posto, secondo me no, può arrivare però in una buona posizione nei playoff e a quel punto magari una serie di episodi negativi o serie di, che ne so, anche un momento negativo che abbiamo avuto potrebbero avere altre squadre più avanti. Io penso che peggio di quello che è accaduto negli ultimi tempi non può accadere e oggi secondo me è un buon punto, la dico grossa, ma perché sul 2-0 e poi il 2-1 con un'altra volta un espulso, se avessimo portato a casa l'ennesima sconfitta sarebbe stato veramente un disastro. Il pareggio, che in classifica conta poco, però è una bella iniezione di fiducia, perché coglierlo in 10 con un bel gol di Pobega alla fine ha smorzato un po' di polemica. Adesso poi certo bisogna cominciare a vincere qualche partita, se no rischiamo davvero di non fare playoff, però insomma la sconfitta ci avrebbe fatto pensare anche alla possibilità di giocare per la salvezza, e poi le polemiche sarebbero state, già ci sono state, figuriamoci quello che sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Quindi secondo me questo pareggio per una volta è stato un colpo di fortuna, perché non era facile cogliere. Secondo me se non avessimo segnato lì non l'avremmo segnato più. Ripartiamo da quello, perché io sono convinto che la Ternana giocherà i playoff. Certo, lo diciamo all'inizio della stagione, i playoff non dovevano essere un obiettivo, perché i playoff sono una lotteria, ma per come si è messa la stagione alla fine diventa un buon risultato, perché insomma abbiamo perso tante partite, troppe, abbiamo perso anche in Coppa Italia con la Viterbese, che è stata un'umiliazione, e alla fine fare i playoff è il mio risultato possibile in questo momento. Se vuole, poi io la finisco qua. Questo attualmente la posizione in classifica della Ternana è la stessa che aveva il Fondi 2 anni fa di questa società. Ottavi, arrivarono ottavi, decimi, sì. Ottavi o decimi, sì, mi pare arrivarono bene. Decimi, spendendo immagino molto meno di quello che... Poi la metà squadra era quella che avevamo l'anno scorso, ecco, a Terni. Allora qui ti voglio dire che se andiamo a vedere i risultati di questa proprietà nel calcio, il primo anno hanno fatto Fondi in decimo posto. Beh no, il primo anno in Serie D vinsero la Coppa Italia, poi vennero ripescati. Vennero ripescati, poi la retrocessione... Sì, non hanno mai vinto un campionato. Ecco, diciamo. Retrocessione dalla Serie B alla Serie C, adesso un campionato in questo momento di metà classifica in Serie C. Quindi, e dobbiamo anche tenere conto che nelle sei partite che ha fatto Calori, compresa la Coppa Italia, abbiamo preso 2 punti, 4 sconfitte e 2 pareggi. E questo lo rimarcavamo anche prima, quindi, no? Dicevamo 11 punti. Purtroppo i numeri dicono un punto spesso, a partita. Ecco, quindi anch'io mi auguro che ci sia questa svolta. Questa svolta, se dobbiamo dire, da un punto di vista mentale, può passare da una grande vittoria in recupero magari, una vittoria ecco inaspettata, una situazione di questo tipo. Oggi magari stai sotto 2-0 in 10, vai a vincere 3-2 e sicuramente cambia qualcosa. Io mi ricordo che anche quando giocavo cambiava spesso questo. Però mentalmente questo passo avanti, giocatori esperti che come diceva prima il mister non sono più ragazzini, ma ci sono parecchi giocatori che hanno tanti campionati alle spalle, questo salto in avanti possono farlo da soli, non è che hanno bisogno di questi, no, di questi sliding doors del campionato. Dopodiché ecco, l'occasione ce l'hanno martedì, se vai a giocartela contro l'Albino Leffe come oggi andiamo un'altra volta a fare una figuraccia, sia chiaro. Se invece andiamo su e li aggrediamo fin dal primo minuto e ci togliamo di dosso questa paura che li attanaglia, probabilmente facciamo risultato, perché la squadra individualmente c'è, questo è fuori discussione. No, io perché, scusa, io... Poi chiudiamo. Sì, no, non è che voglio essere ottimista, io dico perché i valori, secondo me, in campo, alla fine, mo adesso questa squadra c'avrà problemi di condizione atletica, secondo me ce l'ha. E anche di ordine psicologico, però alla fine i valori nel calcio scappano sempre fuori. Io questo per questo sono ottimista, ma come l'anno scorso ero pessimista, che dicevo guarda che sta squadra alla fine. Allora ti dico, ormai il primo posto è sfumato, ma è sfumato anche il secondo, probabilmente anche il terzo. Però obiettivo playoff comunque. L'obiettivo playoff secondo me sarà raggiunto. E può darsi, spero, magari in quel momento potremmo essere più in forma di altre squadre che in questo momento volano. Io è per questo che penso che ce la possiamo. Poi è vero che ci stanno anche squadre forti negli altri gironi, però.
Allora, tanta carne al fuoco in questo post partita del Libero Liberati, dove abbiamo commentato comunque con i nostri opinionisti la gara contro la Virtus Verona. Ci sono stati gli interventi, insomma, di Patron Bandecchi, di Alessandro Calori e di Tommaso Pobega, colui che ha realizzato la doppietta del pareggio interno dei rossoverdi. Abbiamo sentito anche comunque gli avversari con il presidente allenatore Luigi Fresco. Ricordo un attimo gli appuntamenti della Ternana, perché gli appuntamenti sono molti in questo mese. Infatti si giocherà, come ricordavamo anche prima, martedì il turno infrasettimanale contro l'Albino Leffe alle 18:30, poi torniamo a giocare al Libero Liberati sabato successivo contro la Triestina, un'altra squadra che sta facendo benissimo e che attualmente sta vincendo 2-0 contro il Monza. Ancora non è terminata quindi la partita del Nereo Rocco. Vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito sui canali di On TV Sport e ci rivediamo comunque con i nostri appuntamenti qui dal Libero Liberati sabato prossimo, Ternana Triestina.